A questo ci sono arrivati anche i miei antenati Neanderthal. Esiste solo il presente, eh? E tutto il resto è già stato oppure sarà. E c'è una enorme differenza tra ciò che è oggi, in questo momento, ora, e quello che sarà. Perché quello che sarà è difficile da prevedere, non è deterministico, dipende da un'infinità di fattori e anche da un'infinità di coscienze che intervengono in quel sistema per cambiare quello che succede. Quindi in ogni momento le istanze di tutti coloro che sono coinvolti nella formazione della realtà vanno a determinarla. È pazzesco, no? Ci pensate? Io posso andare nel futuro? Nel passato è escluso, a mio parere. Nel futuro posso fare una cosa, posso guadagnare tempo rispetto agli altri. Ci sono due modi. Il primo modo è quello di avvicinarsi a un buco nero, una grande massa comunque. Un buco nero ti farebbe passare il tempo più lentamente, in modo che poi torni qua e ti accorgi che hai guadagnato tempo rispetto agli altri, ma te hai vissuto a tempo normale, non sei andato veramente nel futuro. Bene? Poi c'è un altro modo, è questo, anche se dovrei andare molto più veloce, tipo la velocità della luce. Proviamo con la gamba buona, gamba buona, gamba buona, gamba buona, la velocità della luce, via, 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 più veloce. Troppo poco, non basta, capite? Non basta, dovrei andare a 300.000 km al secondo, almeno 290.000, per guadagnare abbastanza tempo rispetto a voi altri. Infatti questo piccolo vantaggio lo misurano prendendo aerei in genere, oppure usando qualcosa che si muove molto rapidamente, mettono un orologio atomico lì, un orologio atomico qua e vedono che c'è un piccolo scarto. Ma è robetta che poi alla fine è solo teoria, la pratica non ce lo permette, di fatto siamo molto limitati. Quindi l'autonave c'è molto bassa, eh. Esce allora, se no non si capisce quello che dico. Giustamente ci avete ragione, ora me levo gli occhiali e si parla seriamente. Siamo d'accordo nel dire che la realtà istantanea si forma dalla tensione di tutte le coscienze che intervengono. Io intendo tutto, piante, animali, insetti, persone, tutto, e va a contribuire alla realtà che si forma in ogni istante. Non solo, ci sono gli eventi atmosferici, ci sono le correnti oceaniche, le correnti del vento, semplicemente, che vedete oggi viene dal nord, tramontana, leggera. Ecco, questo è quanto. Quindi noi ci troviamo in un sistema caotico, possiamo dire, molto caotico, che però è bellissimo perché è pieno di vita. Noi potremmo magari semplificarlo per fare vedere, capire che succede. Sì, potremmo semplificarlo, potremmo chiuderci in una teca e dire: questa realtà che si forma dentro questa teca completamente isolata, e in realtà poi non è mai isolata veramente, dipende semplicemente da quello che facciamo noi. Cioè siamo soli. Un po' l'idea Fulgenzio, questa è l'idea Fulgenzio. Fulgenzio dice: io sono eremita, sto quassù, succede, sì, quello che può succedere dipenderà dalle condizioni atmosferiche, da quello che fanno le piante e gli animali, poca roba, e più che altro sono io a determinarlo. Di fatto, tecnicamente, egli può essere considerato libero, perché molti dicono: ma cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio è quando te non c'è troppa gente addosso e non ti condiziona troppo, quindi lui si può sentire libero, anche se magari una giornata di neve lui vorrebbe andare, uscire fuori e farsi una passeggiata e c'è mezzo metro di neve e non ce la fa a camminare, e allora questo qui non dipende dal suo libero arbitrio, ma dipende dalle condizioni esterne. Ecco. Però la sua piccola realtà è una realtà che è determinata in buonissima parte da lui. Ovviamente basta che segue le stagioni, per il resto tutto viene determinato a quello che è la sua volontà, no? Mentre noi che viviamo in luoghi comunque, io meno, voi di più in genere, affollati, o comunque dove ci sono più persone rispetto a noi, ad esempio casa mia, famiglia, sapete benissimo che non potete prendere decisioni completamente indipendenti, perché ci sono una serie di eventi e di persone che vi condizionano, e quindi la realtà che si formerà in ogni istante sarà determinata dal fluire di tutti gli eventi. Ad esempio ti chiama una persona, un vicino ti chiede una cosa, oppure c'è improvvisamente un calo della tensione elettrica, oppure qualunque cosa succede è determinata da altri fattori, non da te stesso, no? Quindi c'hai una situazione che dipende dalla società, quindi sei meno indipendente, sei meno libero e sei fortemente condizionato. Puoi dire di avere libero arbitrio? Non lo so. Puoi dire comunque che la realtà si forma ogni istante, quota a parte, anche con la tua volontà. Ma la tua volontà conta meno, un po' come se voti in Europa conta molto meno che
il tuo voto è per il comune. Quindi se te c'è una posizione di partenza di forza, oppure posizione di partenza dove sei in grado di decidere gran parte delle cose, è evidente che il futuro ce l'ha nelle mani. Diversamente non ce l'ha nelle mani, quindi sei succube del sistema. Questo vale sia a livello filosofico, volevo fare un video un po' più filosofico oggi, però vale anche a livello politico, o politico, sapete, politico sarebbe il governo da polis. Purtroppo noi cittadini non governiamo niente, i greci riderebbero della nostra democrazia, io rido anch'io della nostra democrazia, rido. È un'oligarchia mascherata da suffragio universale, che però non è un vero suffragio universale, lo sappiamo. Perché vi fanno votare, ma non sulle questioni, ma sui rappresentanti da eleggere. I rappresentanti da eleggere poi arrivano là e faranno quello che gli fanno fare, perché loro sono sostanzialmente gente che sta al sedile posteriore con un volante finto. Cosa possono fare quei poveracci? Quindi gli eventi, il futuro, lo determinano in altre zone. Però te, se fossi eremitico, un po' la Fulgenzio, avresti un maggior potere sul tuo futuro. Certo, ci sono degli svantaggi. Gli svantaggi sono enormi, che te sostanzialmente sei costretto a vivere in una situazione precaria, difficile, non perché ci sono gli altri che vogliono decidere quello che fai, ma per il contrario, perché non potresti non riuscire da solo a sussistere. In realtà Fulgenzio se la va bene, l'unica cosa che gli manca un po', essendo un umano, gli umani sono molto sociali, diciamo la verità, perfino io lo dico, e quindi soffre un po' di solitudine, quello sì, anche se c'è il suo cane Pastorino, sapete, nel libro Eremita nella Faggeta ne parlo, cane Pastorino che ancora lo accompagna perché loro si vedono un po' alla pari, non è che lui c'ha il cane e lui no, per lui è come un figlio, ok? Cane Pastorino, credo per molte persone sia così, e bisogna rispettare anche queste istanze, questa idea, anche se io, per carità, penso che ci sia una differenza tra dei figli e degli animali, sempre pensato, però io rispetto da liberale ogni possibile istanza, anche perché capisco cioè i cani sono animali straordinari, esiste solo la realtà. Bene, chi la determina? Tensione di tutte le coscienze che intervengono a formarla. Benissimo, in cui penso siamo tutti d'accordo, bene o male è una questione abbastanza evidente. Io intendo per coscienze tutto ciò che ha un qualcosa, Io tra l'altro sono per il panpsichismo, cioè penso che anche le molecole abbiano una piccola entità di coscienza, e sta uscendo fuori, ve lo dico, da alcuni dati sta uscendo fuori. Sapete, se l'universo è un ologramma, è probabile che tutto sia stabilito in modo che ci sia una grande coscienza, che però è parte nostra, quota parte, tra l'altro. Noi siamo parte di quell'immensa coscienza, anche se stiamo facendo tutte le esperienze possibili, quelle dall'insetto all'umano. Io penso, tra l'altro, prima di nascere esistevo già, perché sono fuori dal tempo. Il tempo è una creazione di questo momento, di questo luogo in cui siamo, ma le coscienze dovrebbero sopravvivere al tempo e allo spazio, perché lo hanno generato, dato questo mondo qua, questo mondo che vediamo qua, finto deterministico, non è veramente deterministico, è generato di fatto dalle funzioni quantistiche della realtà. Quindi dal mondo quantistico emerge questo mondo qua, finto deterministico, che sembra deterministico in apparenza. E il mondo quantistico cosa è generato? A mio parere, panpsichismo è generato, ma questo magari è un'ipotesi poi antichissima, si parla di 4-5 mila anni fa, lo sapevano già, anche 10 mila anni fa forse lo sapevano, anche i miei amici Neanderthal forse lo sapevano, 30 mila anni fa, prima della loro estinzione, in realtà non si sono estinti perché sono fusi con gli umani, e anche loro sapevano che la realtà potrebbe essere generata, non conoscevano il mondo quantistico, ma sapevano che la realtà poteva essere veramente generata da una grande coscienza di cui loro facevano parte. Pensate al culto degli antenati, pensate a questi culti, queste grandi idea di vedere una grande mente dietro di cui noi stessi siamo parte. È un'idea antichissima e talmente ovvia che non c'è bisogno nemmeno di dirla. Certo, il materialismo ottocentesco ha distrutto questo modo di pensare. Sì, va detto anche la mentalità cristiana, perché sapete, la mentalità cristiana ultima, cattolica specialmente, vede l'uomo un po' in balia di tutto, nel senso che lui è apparso all'improvviso, prima non c'era. Cioè, voi sapete, per il cristianesimo noi esistiamo al momento del concepimento, non da prima. Io mi ritengo di esistere da prima come coscienza, e chissà quante esperienze ho fatto. Questa è una cosa che sento anch'io. Ci sono tanti altri, anche cristiani, che lo pensano, perché è qualcosa che viene talmente naturale. Su questo Gesù si è espresso? No, è dottrina successiva. Gesù su questo non si è espresso, ma è stata un'idea più paolina, più
di altri esegeti cristiani che poi sono arrivati dopo, immagino anche Sant'Agostino, credo sia stato su questa linea qua, e quindi noi siamo un po' preda di questa idea, che poi alla fine era quella ellenistica, veniva da un'altra cultura, quella greca, e non da quella orientale. La cultura orientale invece noi probabilmente siamo sempre esistiti, siamo sempre stati, e ora facciamo delle varie esperienze e viviamo. Quindi formiamo in questo momento la nostra realtà, e per il futuro chissà quale esperienza faremo. Lo stiamo determinando? Siamo in grado di agire sul futuro? Sì, perfettamente sì. C'è il libero arbitrio? Sì, c'è il libero arbitrio. A mio parere c'è il libero arbitrio, perché noi siamo in grado di prendere delle decisioni libere, per quanto condizionato a tutti gli altri che ci sono, che in grande chiacchiericcio, in città, sei più condizionato, come stare in condominio e stare in casa solo. Poi decidere di fare dei lavoretti fuori, in condominio non te li fanno fare, a casa tua da solo li puoi fare. Ecco, questa è la differenza, ma alla fine c'è sempre una parte tua, ok? Quindi c'hai un libero arbitrio, più o meno grande, ma non si può escludere il libero arbitrio, sarebbe assurdo. Io non so se su questa cosa voi siete d'accordo, io sapete non c'ho dogmi, non c'ho idee, sono qui e ogni mattina resetto e mi rifaccio i miei conti e continuo a pensarla così per ora, senza particolari preconcetti, rigidità. Qualcuno di voi sarà più rigido e mi dirà che sono un eretico, qualcun altro dirà che sto semplicemente sentendo quello che è la natura, che mi fa sentire, mi fa capire sì, forse è così, e ci arrivavano per questo i nostri antenati, erano più spirituali e meno materiali. Le religioni moderne sono molto materialiste e hanno perso secondo me questa parte, ma la ritroveranno, magari basta che arriva qualcheduno un pochettino più forte, elevato spiritualmente, che le riporta a quello. Purtroppo c'è stata una grande decadenza negli ultimi secoli e così è andata, ma non credete che Gesù non pensasse queste cose? Probabilmente le pensava, e in parte le pensava anche la comunità essena. Io avevo letto qualcosina su questo tema, anche se anche loro erano influenzati dalla cultura greca. La cultura greca ha da una parte dato certamente un grande contributo di elevazione, pensiamo a Socrate, che è molto precedente a Gesù, però pensiamo anche a quanto ha tolto, perché è una cultura che ha portato verso un materialismo. L'inizio del materialismo è iniziato lì, e poi piano piano è arrivato poi fino all'Ottocento, dove c'erano solo, Democrito, il mondo fatto di palline, di molecole, di atomi. Ecco, poi da lì siamo arrivati all'Ottocento con il nihilismo più assoluto. Ecco, quella lì è la strada sbagliata, secondo me, anche perché vivi peggio. Se invece vivi pensando queste cose che penso io, già vivi meglio, quindi anche se non fosse vero. E ci si guadagna lo stesso, pensate. Per questo che le persone che hanno queste idee sono molto più tranquille e rilassate e non hanno paura di niente, non si fanno comandare da nessuno. Pensateci, se voi ragionate così, non vi comanda nessuno. Se voi invece accettate di stare dentro questi recinti lì che vi hanno messo, siete chiusi dentro e fate quello che dicono loro. Non ci avete scelta. A quel punto il libero arbitrio lo perdete. Ma non perché non ce l'avete mai avuto, ma perché l'avete consegnato a loro. Pensateci, parliamo nei commenti. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola L'Eremita, è gratis, e attiva la campanellina per non perdere nessun video.